Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per fare una video intervista a Don Francesco Ricossa, superiore dell'Istituto Matrimoni Consili, nonché direttore della rivista Sodalizium, che tutti conoscete. Vogliamo parlare oggi di una questione di estrema attualità, di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi, soprattutto riguardo le esternazioni di Monsignor Carlo Maria Viganò, che è stato in passato segretario del governatorato della Città del Vaticano e poi dal 2016 è stato nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America e adesso diciamo è in pensione, possiamo dire. E ha fatto parlare molto di sé in questi ultimi anni e mesi in particolare, soprattutto per le critiche che lui rivolge all'attuale occupante della sede apostolica, Jorge Mario Bergoglio. E quindi queste critiche hanno diciamo, avuto molto eco nei nostri ambienti e sembrano andare nel senso un po' di quello che dicono da anni i tradizionalisti. E quindi vorremmo capire con quest'oggi cosa dobbiamo pensarne. Vi è sicuramente da parte di Monsignor Viganò una delle critiche interessanti, forse una certa commistione tra politica e religione e magari una visione anche un po' estremamente, diciamo, americana un po' della visione attuale della situazione del mondo della Chiesa. In pratica, quello che vorremmo chiedere a Don Ricossa oggi, per poi magari eventualmente commentare qualche dichiarazione, qualche espressione stessa di Monsignor Viganò, cosa deve pensare il cattolico, il buon cattolico oggi di fronte alle affermazioni e alla posizione critica verso Bergoglio da parte di Monsignor Viganò. Sì, vorrei dare fin dall'inizio, prima di entrare nel dettaglio di alcune citazioni del prelato, un po' la linea che per il momento mi sembra prudente seguire. E per l'appunto l'invito è alla prudenza. Bisognava essere prudenti di già prima, quando altri prelati avevano mosso alcune obiezioni. Bisogna restare prudenti anche oggi di fronte a quelle più circostanziate di Monsignor Viganò. Prudenza in entrambi i sensi, cioè sia nei confronti di un entusiasmo non critico, acritico e pericoloso e ingannatore, sia di uno scetticismo esagerato, A direi, priori. a prioristico, esattamente. Quindi, da un lato, partendo dall'aspetto positivo, i sostenitori come noi della tesi di Monsignor Gérard Delorier sulla situazione attuale della Chiesa e dell'autorità nella Chiesa, la cosiddetta tesi di Cassis-Ciacum, abbiamo sempre pensato che la soluzione dalla situazione che la Chiesa sta attraversando, che è spaventosa, non può venire da un lato che da Dio, l'intercessione della Vergine Maria, e dall'altro però dal suo interno. E quindi l'aspetto, come viene detto, materialiter, cioè il fatto di pensare che gli occupanti delle sedi, sia la sede più alta, quella apostolica, sia anche le sedi diocesane, eccetera, possano un giorno prendere coscienza della gravità della situazione e quindi da lì possa effettivamente nascere qualche cosa di positivo per la Chiesa, noi l'abbiamo sempre sostenuto, abbiamo sempre difeso. Effettivamente dirlo vuol dire credere che sia possibile, quando poi si vede quello che sta accadendo, soprattutto in occasione delle dichiarazioni, dei fatti, dei gesti dell'attuale occupante della sede apostolica che in maniera più aperta
ha manifestato, palesato tutti gli errori modernisti e conciliari. Tutto questo adesso, come signor Bergoglio, è diventato, come signor Bergoglio, come signor Viganò, è diventato chiarissimo, è ancora più chiaro. Quindi, come lei ha detto e come vedremo poi in dettaglio con alcune dichiarazioni che ha fatto, non si è limitato come altri a criticare l'attuale occupante della sede apostolica o gli ultimi documenti più recenti, ma coerentemente, anche se non subito, ma poco a poco, in un'evoluzione del suo pensiero, un'evoluzione positiva, è giunto fino al punto centrale, essenziale, ovvero sia a individuare nel modernismo il male di cui soffre la Chiesa, nell'indicare come questo modernismo si è manifestato nel Concilio Vaticano II, nella riforma liturgica, che quindi è l'insegnamento del Vaticano II stesso e la riforma liturgica che sono inaccettabili per un cattolico. Quindi non si è limitato a delle critiche marginali, come hanno fatto altri, ma invece è arrivato al punto principale della questione. Ora, questo è senza dubbio positivo e fa sì che nessuno possa dire non se n'è accorto nessuno della situazione in cui siamo, lo dite solo voi, eccetera, eccetera. È ormai, diciamo, sotto gli occhi di tutti da parte di un personaggio che è molto rappresentativo in quanto ha occupato dei posti di grande importanza, anche se ora non li occupa più. Quindi questo è l'aspetto positivo. Noi crediamo, abbiamo sempre detto, sempre pensato, che qualche rappresentante, seppur puramente materiale, cioè da un punto di vista puramente giuridico, dell'attuale, tra virgolette, gerarchia, potesse prendere posizione e fare effettivamente qualcosa in favore della Chiesa, innescando un processo che possa portare, Dio piacendo, a una soluzione della situazione in cui ci troviamo, e l'azione di Monsignor Viganò, più di quella di altri prelati che hanno dato dichiarazioni simili ma non uguali, lo sta a testimoniare. Questo quindi è il motivo di speranza, è il punto di vista che ci incoraggia a sperare in un'evoluzione ulteriore. Restano però altri aspetti che invece ci invitano a un'estrema prudenza in senso opposto. Essi sono numerosi. Prima di tutto, Monsignor Viganò non ha chiarito nelle sue dichiarazioni, e a volte sembra dire una cosa, a volte sembra dire l'altra, ma sostanzialmente opta piuttosto per un'affermazione, adesso vedremo, comunque non ha chiarito la situazione dell'autorità, cioè l'attuale occupante della sede apostolica è per lui in tutto e per tutto e formalmente quindi il Papa, il Vicario di Cristo. Normalmente lui, quando parla di Bergoglio, lo riconosce come pontefice. Questo porta a una seconda conseguenza, ovvero sia le critiche che lui muove al magistero, all'insegnamento di questa persona che riconosce essere il pontefice, sono da addossare alla Chiesa. E lui, in una di queste ultime sue dichiarazioni, prima le ha addossate alla Chiesa, poi subito dopo, resosi conto del fatto che non poteva dirlo, ha detto di no. Ma queste contraddizioni, anche in poche righe, dimostrano purtroppo la conseguenza ineluttabile del riconoscere l'occupante della sede apostolica come il vero, legittimo vicario di Gesù Cristo. E questa è una posizione che non solo non è positiva, ma anzi è estremamente negativa, perché mette tutta l'opposizione agli errori modernisti in una via senza uscita. È quella che prese purtroppo Monsignor Lefebvre, che aveva molte più qualità, potremmo dire, senza offesa, di Monsignor Viganò,
che fece molto prima e molto meglio una opposizione alle riforme conciliari e che pure anche lui fallì la sua missione totalmente, proprio perché, riconoscendo l'autorità e la legittimità prima di Paolo VI, poi di Giovanni Paolo I, poi di Giovanni Paolo II, finì quindi con l'attribuire alla Chiesa stessa e conseguentemente al nostro Signore Gesù Cristo gli errori modernisti che riconosceva in questo preteso magistero. E infatti Monsignor Viganò ha elogiato più di una volta non solo la persona di Monsignor Lefebvre, ma anche la teologia attuale della Fraternità San Pio X, che fino a un attimo prima ignorava totalmente Monsignor Viganò. Di fronte a questo elogio evidentemente si è sentita sostenuta. Ora invece la posizione dottrinale teologica della Fraternità San Pio X è oggettivamente blasfema nei confronti della santità, dell'infallibilità della Chiesa e nei confronti del papato. Ora, qual è la posizione che prenderà Monsignor Viganò? Perché siccome egli ha avuto un'evoluzione nel suo pensiero, si può sempre sperare che giunga a fare quest'ultimo passo, che è quello poi sostanzialmente difeso da padre Gérard Delorier. Se invece resta nella posizione attuale, sarà l'ennesimo fallimento, l'ennesima sconfitta, l'ennesimo inganno per i cattolici, e quello che era una speranza diventerà invece l'ennesima amara delusione. L'altra difficoltà, più delicata, è la questione. Monsignor Viganò giustamente critica la riforma liturgica. Nella riforma liturgica c'è anche la questione degli ordini sacri e quindi dell'ordinazione episcopale col nuovo rito, e questo pone evidentemente un problema che lo concerne da vicino, oltre che concernere la Chiesa intera. Questo però, pur essendo un problema importante, è secondario rispetto a quello precedente. Ritengo quindi che questo è il punto, e purtroppo temo che alcune personalità del mondo, tra virgolette, tradizionaliste si siano di già abboccate con Monsignor Viganò, e che quindi, anche se lui ha certamente la sua intelligenza per capire le cose, lo stiano consigliando verso la soluzione catastrofica che ho attribuito a Monsignor Lefebvre, ma non è solo sua, anche altri pensatori tradizionalisti e movimenti cosiddetti tradizionalisti hanno la medesima idea della fallibilità del magistero. Infine c'è un'ultima nota a cui ha accennato di già, che ritengo poco opportuna: il fatto che Monsignor Viganò compia una commistione continua tra temi che riguardano strettamente il dogma e la religione e la Chiesa da un lato, e temi che riguardano la politica, le questioni sanitarie e cose di altro genere, che certamente possono avere una connessione, perché tutte le cose sono connesse, ma che sono prima di tutto secondarie, in alcuni casi lasciano perplessi, e vista l'importanza invece del tema dogmatico sulla situazione della Chiesa, ritengo che qualunque confusione tra questo tema che è principale e altri temi che sono più opinabili, contingenti, secondari, bene, questo secondo argomento va a discapito del primo, lo offusca, lo rende discutibile, ragione per cui rende meno efficace l'opera che Monsignor Viganò si propone di fare. Per cui auspicherei che intervenisse soprattutto, direi esclusivamente, sulle questioni dogmatiche che riguardano la Chiesa, cercasse di sollecitare l'appoggio di altri vescovi prelati come lui, affinché lo affianchino in quest'opera, arrivasse al fondo della questione, che è la questione della legittimità di chi occupa la sede apostolica da Paolo VI in poi, e conseguentemente
anche la questione di dichiarare chiaramente che questi errori che stanno distruggendo la fede non vengono dalla Chiesa. E questo è, direi, un punto essenziale, senza il quale l'opera di Monsignor Viganò non solo è destinata al fallimento, ma è fallita prima ancora di cominciare. Grazie Don Francesco per la sua risposta. Proprio volevo ripartire dalle sue ultime osservazioni della commistione tra politica e religione nelle affermazioni di Monsignor Viganò. In particolare però notiamo delle critiche che sono interessanti quando vengono da un prelato che ha comunque un ruolo, ha avuto un ruolo importante nella Chiesa, perché sono cose che oggi non si sentono più. In particolare cito da quell'intervista che lui ha fatto a fine ottobre, nella quale gli dice: uno sguardo e quadro oggettivo non può non cogliere la perfetta coerenza tra l'evolversi del quadro politico globale e il ruolo che la Chiesa Cattolica ha assunto nell'instaurazione del nuovo ordine mondiale. E quindi parla di complicità della Chiesa, come lei faceva notare prima, giustamente vi è questa mancanza di chiarezza sull'autorità della Chiesa e il nuovo ordine mondiale. E continua nella sua citazione: la sovrapposizione tra la gerarchia cattolica e i membri della Deep Church non è un fatto teologico, ma una realtà storica che sfugge alle categorie usuali e come tale deve essere analizzata. Sappiamo che il progetto del nuovo ordine mondiale consiste nell'instaurazione della tirannide ad opera della massoneria, un progetto che risale alla rivoluzione francese, al secolo dei lumi, alla fine delle monarchie cattoliche, alla dichiarazione di guerra alla Chiesa. Possiamo dire che il nuovo ordine mondiale è l'antitesi della società cristiana. Esso concretizza la Civitas Diaboli, opposta alla Civitas Dei, nell'eterna lotta tra luce e tenebre, bene e male, Dio e Satana. Cosa pensare, cosa osservare su queste affermazioni? Se rimaniamo sulle linee generali, cioè di una posizione tra la rivoluzione da un lato, intesa come il sovvertimento dell'ordine cristiano e della cristianità, e la controrivoluzione dall'altro come restaurazione dell'ordine cristiano, che è come un riflesso della sapienza eterna di Dio, non si può che approvarlo ed è in sintonia con tutto il magistero papale dell'Ottocento e del Novecento. Quindi su questo punto di vista non c'è nulla da obiettare, anzi, come pure c'è da lodare la denuncia della massoneria che ormai non si sentiva più da parte di personaggi altolocati, diremmo così. D'altra parte, però, poi appena si scenderà nel concreto per identificare quali sono, per semplificare, le forze del bene che si dovrebbero contrapporre alle forze del male, allora lì si resta veramente perplessi. Sì, c'è un certo americanismo nella... Diciamo che si vedono le forze del bene là dove non sono. Ecco, non dico che siano dall'altra parte, anzi, tutt'altro, però veramente si è fuori luogo. Altra critica interessante che Monsignor Viganò fa è quella di far notare la straordinarietà e anormalità di certi fatti nella Chiesa, e dice appunto: avvengono fatti, cito sempre, che esulano dalla ordinarietà a cui erano abituati i nostri padri. In tempi straordinari possiamo sentire un Papa, mettiamo le virgolette, le mettiamo noi, confondere i fedeli, vedere dei principi della Chiesa accusati di crimini che in altri tempi avrebbero suscitato l'orrore e meritato pene severissime. Assistere nelle nostre chiese a riti che paiono pensati dalla mente perversa di Cranmer, vedere prelati che portano processionalmente in San Pietro l'idolo immondo della Pacciamama e udire il vicario di Cristo, anche qui dovrò mettere le virgolette, scusarsi con gli adoratori di quel simulacro se un cattolico ha osato gettarli nel tempo. Sì, le virgolette le ha messe lei, ma purtroppo non le ha messe lui, e quindi questo di già
è un problema gravissimo, perché attribuire al vicario di Cristo dei crimini contro la fede vuol dire attribuirli a Cristo stesso, potremmo dire, se questo lo fa nell'esercizio delle sue funzioni. E quindi è un problema che deve essere risolto, altrimenti, come detto, la sua denuncia diventa contraddittoria in se stessa e anzi dannosa. Ricordo anche, a proposito dei riti di Cranmer, che per chi non lo sapesse era l'arcivescovo anglicano, prima cattolico e poi apostate anglicano, che impose il calvinismo in Inghilterra con l'aiuto naturalmente del re, che poi finì malamente la sua vita a rogo, che questa riforma liturgica montiniana è stata anche la celebrazione che ha adottato Monsignor Viganò fino probabilmente a pochissimo tempo fa. Adesso penso, immagino che con quello che dice celebri col rito tradizionale, ma e me ne felicito. Tuttavia bisogna anche dire questo. È vero che egli è una cosa molto rara, seppur in un'occasione sola, mi sembra comunque non spessissimo, però ha manifestato un pentimento, ha ammesso di essersi lui stesso ingannato, che è raro ammettere i propri errori. È facile trovare persone che cambiano posizione, ma che non dicono mai ho cambiato posizione, sembra che abbiano sempre avuto quella che hanno adesso. Signor Viganò, invocando pure la sua buona fede, la fede di tanti altri, ha ammesso un cambiamento. Forse sarebbe il caso di sottolineare un po' di più, perché effettivamente questa liturgia alla Cranmer è stata quella che senza nessun problema ha adottato per così lungo tempo, e questo evidentemente addolora, come rallegra il fatto che non la segua più. Un'altra osservazione importante, interessante, lui parla di eclissi della vera Chiesa, di antichiesa che si è appropriata del suo nome, ha occupato la curia romana, ne ha usurpato l'autorità e i suoi ministri ne indossano le sacre vesti. Usa questa antichiesa, dice, il prestigio e il potere per appropriarsi dei suoi tesori, dei suoi beni, anche qui delle sue finanze. La cosa interessante che lui fa, e che lei ha già fatto notare nella sua prima risposta, è l'analisi dell'origine dell'attuale crisi. Dice, è iniziato col modernismo, senza dubbio. L'antichiesa ha seguito la propria orbita nonostante le solenni condanne del Magistero, che in quella fase rifulgeva dello splendore della verità. Ma solo con il Concilio Vaticano II questa entità spuria ha potuto sovrapporsi alla Chiesa, oscurandola inizialmente una minima parte che via via stava aumentando. Sì, qui allora certamente aver trovato nel modernismo l'origine del male che ci attanaglia è correttissimo, anche se il modernismo ha i suoi precursori evidentemente. Possiamo dire che il modernismo è il male presente, non è solamente il modernismo, non è un fenomeno ereticale che si è esaurito dagli inizi del Novecento o la fine dell'Ottocento, come vogliamo, fino al 1914 con la morte di San Pio X, ma è un male che ha continuato a covare sotto la cenere, che poi si è manifestato apertamente e drammaticamente col Vaticano II e che si intensifica nelle sue manifestazioni sempre di più. Tuttavia, Monsignor Viganò ha poi preferito adottare per esprimere in una qualche modo la situazione della Chiesa l'immagine dell'eclisse. Non cita il segreto di La Salette, il cosiddetto segreto di La Salette, dove appunto si viene detto la Chiesa sarà eclissata. È probabile però che l'ispirazione gli venga da questa fonte, che è una fonte discutibile, in quanto la Chiesa non ha mai approvato questo testo, che ne dicano la maggior parte dei cosiddetti tradizionalisti.
D'altronde l'espressione quindi di questa eclisse pone ulteriori difficoltà, ovvero sia dov'è l'astro eclissato e qual è l'astro che eclissa, che causa questa eclisse. Monsignor Lefebvre, riprendendo una frase del Cardinal Benelli, quindi naturalmente volgendo il significato da positivo per Benelli a negativo, Monsignor Lefebvre parlava di chiesa conciliare, ma anche questa espressione non è esatta. Tutte sono espressioni che rendono una parte della verità o esprimono in parte la verità, sia quella dell'eclisse sia quella della chiesa conciliare, però la chiesa conciliare ha questo problema che non si è dichiarata apertamente come tale, cioè non si è separata visibilmente dalla chiesa cattolica, e tutta la situazione terribile in cui ci troviamo noi è dovuta proprio a questo fatto. I luterani sono usciti dalla chiesa, hanno fondato una chiesa. Invece i modernisti, ecco, se vogliamo tornare all'idea di identificare il male che viviamo con quello del modernismo, i modernisti hanno come caratteristica, secondo le parole di San Pio X, di nascondersi nel seno e nelle vene stesse della Chiesa, nel grembo stesso della Chiesa. Quando erano scoperti, identificati, scomunicati, gettavano la maschera e uscivano per forza di cose, altrimenti sempre e comunque volevano restare nella Chiesa, almeno in apparenza. Poi, a seconda del fatto che la loro eresia era formale oppure invece materiale, anche se colpevole, magari erano o no membri della Chiesa, ma allora non erano dei veri pieni dei modernisti in senso pieno. Modernista in senso pieno non è più cattolico, però ne conservava le apparenze. Allora io direi che per descrivere la situazione che noi stiamo vivendo attualmente, l'espressione migliore è proprio quella del modernismo, cioè il modernismo si nasconde e cerca di rovinare la Chiesa dal di dentro, nella misura del possibile. E allora lì, come nell'eclissi, l'eclissi cresce, possiamo dire anche lì un male che è dal di dentro è come un tumore che corrode e aumenta sempre di più. Ora, il fatto che sia cresciuto, bisogna precisare però che fin dall'inizio del Vaticano II la situazione è essenzialmente quella che viviamo adesso. I cambiamenti sono accidentali, cioè c'è una manifestazione sempre più chiara dell'errore, ma sostanzialmente il problema di fondo data dal Concilio e quindi da Paolo VI, non dal povero Bergoglio che può ben dire io non faccio altro che applicare il Concilio, ma fin dall'inizio. Ecco, questo deve essere ben chiaro. E anche deve essere chiaro che il problema non è solo Bergoglio. Infatti, bisogna dire che all'inizio Monsignor Viganò ha accusato solamente Bergoglio, soprattutto per la protezione che ha dato quell'arcivescovo americano omosessuale e violentatore. Poi in seguito è passato agli errori dottrinali di Bergoglio, per poi incominciare a rivedere il suo giudizio anche sui predecessori, per cui delle critiche più o meno aperte sono state fatte da Paolo VI in poi. Bisogna dire che sono anche coloro che lo hanno promosso, che lo hanno elevato nella Chiesa, ma questa è un'altra questione. Se noi ci aspettiamo che qualcuno da lì reagisca, capisca, torni indietro, si converta, deve essere per forza uno che è stato nominato da loro. Su questo non ci sono dubbi. C'è da chiedersi se non ci fosse Bergoglio, ci fosse ancora Ratzinger, Giovanni Paolo II, se queste critiche sarebbero state fatte comunque. Probabilmente no, ma coi se e coi ma non si fa la storia. Un'altra osservazione interessante, sempre di Monsignor Viganò, è la questione liturgica. Egli parla di quell'atteggiamento di senso di inferiorità, di quel complesso che vediamo anche in un personaggio come Paolo VI nei confronti del mondo moderno, e nelle sue critiche dice: certamente viene dalla riforma liturgica
è il compendio di questo atteggiamento che tradisce l'imbarazzo per l'esposizione dei dogmi cattolici, giungendo a tacerli per negarli indirettamente. Ne conferma il mutamento dottrinale dei fedeli, frutto del cambiamento rituale con il quale essi sono stati condotti a credere che la messa sia un semplice banchetto fraterno e che la Santissima Eucaristia sia solo un simbolo della presenza di Cristo tra noi. E qui finisce la citazione. Quindi vi è comunque interessante l'osservazione che il cambiamento liturgico, l'ex orandi, l'ex credendi, porta e ha portato di fatto a un cambiamento dottrinale da parte dei cattolici. Sia dottrinale sia nella vita quotidiana dei cristiani. È vero, tutto vero, però bisogna poi affrontare alcune questioni che sono una, quindi quella della legittimità e della validità di queste riforme, quindi dei sacramenti, dei riti dei sacramenti come sono stati cambiati al Concilio Vaticano II. E secondo, come è possibile che una liturgia che viene descritta in questo modo possa essere la liturgia della Chiesa. Quindi bisogna che Monsignor Viganò affronti questi problemi che con Padre Gerard sono stati risolti da un bel po', ovvero sia non è possibile che questa sia una liturgia della Chiesa e quindi che sia stata promulgata da un'autorità legittima della Chiesa e d'altra parte il fatto che non venga dalla Chiesa pone dei problemi e dei dubbi più che seri sulla validità dei sacramenti dati col nuovo rito. Fino a che non si affrontano questi problemi, la critica resta monca, resta a mezza strada e quindi, anche se straordinaria, visto che non la si sentiva da così tanto tempo, purtroppo non ci conduce al punto d'arrivo. È solo un primo passo, ma non è l'ultimo. Possiamo quindi dire che Monsignor Viganò è un po' accomunato a tanti correttori filiali che lo hanno preceduto negli anni scorsi e c'è forse una differenza tra quello che dice lui e queste critiche agli errori, alle eresie bergogliane che però di fatto non sortiscono nessun effetto per l'attuale situazione della Chiesa. E abbiamo avuto prima il fenomeno dei cosiddetti dubbia, effettivamente di fronte a una dottrina che sembra essere in contraddizione con il Magistero, è giusto porre dei dubbi affinché l'autorità dia un'interpretazione corretta. Questa interpretazione corretta non è stata data, la risposta ai dubbia non è stata presentata. I cardinali che avevano posto questi dubbi, uno in particolare, avevano poi promesso ulteriori passi di fronte a questo silenzio, che però non sono stati fatti e sono caduti nel nulla. Anche qui si trattava soprattutto di un prelato legato agli Stati Uniti e quindi a questioni anche legate alla situazione di quel paese. In seguito i correttori filiali, come giustamente lei dice, si sono prima di tutto limitati a correggere solamente l'insegnamento o una parte dell'insegnamento di Bergoglio e poi si sono dichiarati filiali, ovvero sia due limiti dei correttori filiali tra gli altri, se possiamo dire solo due. Uno, che non hanno visto e non hanno voluto vedere o denunciare l'insieme della crisi, che non deve essere attribuita solo a Bergoglio, all'ultimo occupante della sede apostolica, ma a tutti i predecessori, Ratzinger incluso. Quindi da Paolo VI come minimo in poi, perché in minimo faccio accenno alla figura di Giovanni XXIII di cui non parliamo adesso. L'altro problema è che si dichiarano filiali, cioè fin dal principio riconoscono la legittimità e l'autorità di colui che correggono, ma se tu riconosci la legittimità e l'autorità di colui che correggi, puoi avere dei dubbi e chiedere degli schiarimenti, ma non puoi accusare di errore o di eresia colui che correggi. Insomma,
è piuttosto, se non a titolo di dottore privato, ma gli errori denunciati non erano puramente a titolo di dottore privato, non sempre comunque, e quindi c'è un problema, ovvero sia attribuire ancora una volta al Magistero della Chiesa l'errore e il fatto di sviare e di ingannare i fedeli. Ora questo è il problema di fondo nel quale rischia di essere, di incagliarsi anche Monsignor Viganò, benché Monsignor Viganò sia andato oltre, già che ha identificato nel concilio in generale, nella riforma liturgica, eccetera, cioè nel suo insieme e fin dall'inizio i problemi che stanno attaccando dall'interno la Chiesa. Ecco, in questo è un passo avanti, ma finché si resta in questa prospettiva, come giustamente ha detto, di riconoscere l'autorità come legittima, evidentemente ci si condanna da sé, perché potremmo dire: chi sono io per condannare il vicario di Cristo? E questo è il problema di fondo. Padre Gerard de Laurier, nell'esposizione della tesi di Cassiciacum, parlava di munizioni canoniche che avrebbero dovuto essere fatte da un vescovo avente autorità nella Chiesa nei confronti dell'occupante della sede apostolica. Cosa dovrebbe fare oggi un vescovo perché la sua critica sia veramente costruttiva e utile per la Chiesa nostra madre? E beh, ricordiamo quello quindi che Padre Gerard ha fondamentalmente sempre detto, cioè uno dei processi possibili, l'altro è quello che l'occupante della sede si ravveda, per così dire, e faccia lui stesso quello che Monsignor Viganò ha fatto, ovvero sia dichiari che mi sono ingannato e quindi voglio adesso fare il bene e lavorare per il fine della Chiesa, e questo toglierebbe quell'ostacolo che gli ha impedito di accettare veramente, realmente l'elezione che è stata fatta canonicamente della sua persona. Se invece non è lui l'occupante della sede a fare questo passo, devono essere i rappresentanti delle sedi episcopali, anche se anche loro le occupano in maniera puramente materiale a causa di una nomina giuridica che è stata fatta da chi occupa sempre materialmente queste sedi. Ebbene, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero prima di tutto non riconoscere l'autorità dell'occupante, dovrebbero invitarlo a condannare gli errori da lui stesso professati e professati dai suoi predecessori e dal Concilio, dovrebbero invitarlo quindi a confessare pubblicamente la fede, e dovrebbero, in base alla risposta di questo occupante, o constatare il fatto che adesso si impegna realmente a procurare il bene e il fine della Chiesa, oppure a constatarne l'eresia formale e il fatto che fin dal principio comunque la sede era formalmente, anche se non materialmente, vacante, dichiarare quindi che la sede adesso è anche materialmente vacante e procedere all'elezione di un pontefice legittimo. Solo in questo momento, solo dopo questo processo, sarebbe lecito e doveroso procedere a un'azione di questo genere. Quindi quelli che intendono farlo adesso si mettono solamente su una via che porta allo scisma e al ridicolo. Monsignor Viganò può fare tutto questo da solo? Penso di no. Il suo ruolo adesso è quello che avrebbe dovuto svolgere, credo, Monsignor Lefebvre, Monsignor De Castromaier prima, ovvero sia cercare di suscitare tra altri membri dell'episcopato materiale, se possiamo dire così, una reazione come quella sua, di creare un movimento di opinione tra i prelati, i teologi, eccetera, eccetera, in modo tale che quello che è l'opinione
sua e di pochi altri diventi quella di un certo numero di persone che possano poi agire coerentemente per il bene della Chiesa. E naturalmente quello che ci auspichiamo, e se nei piani della Divina Provvidenza vi è il fatto che ci si incammini verso una soluzione di questo tipo, noi saremmo ben lieti di constatarlo. Però, ancora una volta, invito alla prudenza, perché invece può essere l'ennesimo inganno, sia voluto sia involontario, ma l'ennesimo inganno, l'ennesimo fallimento, l'ennesimo errore, e fino ad ora siamo ancora in questo stadio. Ovvero sia Monsignor Viganò e ancora di più gli altri, i vari cardinali, Monsignor Schneider, eccetera, eccetera, che ancora in maniera ben meno lucida, chiara, precisa di Monsignor Viganò hanno denunciato qualche problema che c'è nella Chiesa, per ora sono in una situazione, cioè affermano, sostengono e difendono una dottrina inaccettabile. E quindi in quanto tali quello che loro dicono e fanno non può essere seguito e non può darci per il momento una concreta speranza. Può darsi che questo accada in un futuro. Se accadrà ne saremo lieti, se non accadrà andremo avanti come siamo andati avanti finora, in attesa di tempi migliori. Bene, ringrazio Don Francesco per queste elucidazioni su questa questione di Monsignor Viganò, che è molto importante e oggi agita e interessa molti fedeli dell'Istituto, ma in generale tutti i cattolici fedeli alla dottrina e alla tradizione della Chiesa. Un ultimo augurio, auspicio, magari visto che ci avviciniamo a Natale, che possiamo fare ai nostri fedeli e cattolici in questo momento, in quanto sappiamo che sarà un Natale un po' strano, un po' anomalo quest'anno a causa delle limitazioni che avremo agli spostamenti e anche la possibilità di dire la messa di mezzanotte. Quindi un auspicio spirituale per il prossimo Natale di quest'anno 2020 che si sta per chiudere. E posso assicurare a tutti i nostri fedeli che faremo tutto il nostro possibile per poter raggiungerli e assicurare loro la celebrazione della Santa Messa. Li invito a essere coraggiosi per poter assistere alla Messa, ricevere i sacramenti in occasione di queste festività. Evidentemente manifesto il nostro profondo dolore di non poter soccorrere tutti i fedeli come vorremmo. Sia perché ogni anno non è possibile di farlo con tutti, malgrado i nostri sforzi, sia perché quest'anno sarà ancora più difficile. E comunque faremo tutto il nostro possibile e all'altare ci ricorderemo di ciascuno di voi. Per fortuna, nessun governo può impedire al bambino Gesù di rinascere spiritualmente nei nostri cuori. Cristo è nato, è morto ed è risorto per noi, egli regna e quindi anche quest'anno porterà a tante tante anime tantissime grazie per poter perseverare nella santità e per potersi convertire magari per alcuni dal peccato e dal disordine della loro vita. La grazia di Dio aspetta tutti dietro l'angolo, potremmo dire, sta alla porta e bussa Gesù per entrare nel cuore di tutti coloro che lo accolgono. Quindi auguro un santo Natale a tutti con l'intercessione e la mediazione della Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio, nostra carissima patrona. Regem venturum Domine. Venite Venite adorem. adorem.